Siamo con Salvatore di Stop Biocidio Lazio e volevamo sapere un po' qual era la situazione attuale della vostra battaglia qua nella regione. Sì, nel Lazio diciamo che si stanno ricostituendo tutte quelle criticità e quelle dinamiche che hanno permesso la costruzione in Campania di quelle logiche emergenziali e antidemocratiche. Abbiamo nel Lazio una situazione per cui l'intero sistema rifiuti è stato dimostrato essere un sistema di gestione criminale, con tutta la fine del monopolio Cerroni e con gli arresti legati al monopolio di Cerroni. Eppure ancora oggi vengono accusati di essere terroristi chi invece sui territori difende i territori dalle discariche e dagli inceneritori. Oggi abbiamo due compagni che hanno danneggiato l'inceneritore di Albano, che da ottobre sono in regime di massima sicurezza. Ecco, noi oggi siamo in piazza anche per restituire al mittente queste accuse, così come è accaduto per i compagni e le compagne in ottava, per cui la Cassazione ha fatto cadere le accuse di terrorismo. Nel Lazio poi, oltre alla questione legata ai rifiuti, c'è anche una questione legata ad altre responsabilità, le responsabilità dell'imprenditoria. L'intera Valle del Sacco è stata contaminata da anni e anni di sversamenti abusivi operati da una fabbrica di chimica, inizialmente fabbrica di armi, la BPD di Colleferro, che ha praticamente interrato rifiuti tossici nel terreno. Quest'acqua ha contaminato l'intero fiume Sacco e poi la contaminazione è passata attraverso la catena alimentare nella popolazione. Ecco, noi oggi pensiamo che lo spunto offerto dalla lotta a Stop Biocidio dei comitati campani sia uno spunto di ragionamento per tutto, per tutte le lotte contro devastazioni ambientali, ma anche contro le grandi opere, perché le grandi opere impattano sull'ambiente, come le cementificazioni dell'Expo di Milano dimostrano, e servono a creare profitto per pochi. E anche qui la vicenda dell'Expo è esemplificativa, un giro di tangenti e di appalti truccati che faceva la fortuna di pochi, mentre quelle risorse potrebbero essere utilizzate per risolvere le esigenze di chi invece subisce la crisi, e non per fare la fortuna di chi nella crisi continua a fare profitti. E dallo spezzone appunto dei movimenti territoriali più volte è stato ribadito anche l'importanza delle mobilitazioni a carattere europeo contro le misure di austerità che vengono dettate dal regime della Troica. All'interno di questa giornata quindi è importante per tutte le specificità territoriali esserci anche in quest'ottica, immagino anche per voi di Stop Biocidio Lazio. Certo, perché ad esempio riguardo a queste misure che vengono dall'Unione Europea, segnaliamo che è in discussione il TTIP, un trattato commerciale che sostanzialmente deciderà sulle nostre vite attraverso meccanismi antidemocratici di contrattazione privata tra i grandi gruppi di interesse a livello europeo. Questo impatta ad esempio sulla vicenda delle privatizzazioni. È stato stabilito ad esempio in quel trattato che si può risolvere tramite una sorta di arbitrato internazionale tutte quelle questioni legate ad esempio a chi vuole investire nel sistema idrico e che si trovi davanti delle barriere contro le privatizzazioni. Ecco, gli stati che eventualmente mettessero in campo dei meccanismi di ripubblicizzazione potrebbero essere oggetto di accuse o di una avvertenza da parte delle compagnie come la Suez ad esempio, che vogliono invece investire nel settore della gestione dei servizi e nelle privatizzazioni. Allo stesso tempo in quel trattato vengono discusse misure che riguardano il mercato alimentare, e anche lì la questione degli OGM, oppure l'abbassamento dei criteri europei di sicurezza sulla sicurezza alimentare. Ecco, anche questo impatta sicuramente sull'ambiente e sui territori.